C'è una tecnologia che può liberarti dal gas facendoti risparmiare. È la tecnologia Waterblaze delle pompe di calore ad alta temperatura Theon. Riscaldi, risparmi, senza sostituire i radiatori. Efficienza, temperature e affidabilità mai così alte. Theon. Energia dalla terra. SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale, additive manufacturing. SPS Italia, fiere di Parma, 28-30 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it. One Podcast. La prima notizia di questa settimana è che il pianeta del pensiero, ovvero Mercurio, passa da Ariete a Toro e pare che in Ariete ci sia stata una vita, ma un po' perché è così testardo e cocciuto che si fa sentire e un po' perché è stato anche retrogrado. La seconda notizia è che Venere in Toro si congiunge a Urano, il che porta amore e creatività e speriamo anche qualche bella conquista nei diritti civili. E dato che Venere sta nel segno di terra per eccellenza, cioè il Toro, dedichiamo questa puntata alle pietre, con l'aiuto tecnico di Chiara Allegra, che trovate su Instagram con l'account Holistic Design. Io sono Ginny e questo è l'Oroscopo Podcast della settimana dal 13 al 19 maggio 2024, speciale pietre. E non dimenticatevi che alla fine della puntata c'è il chiedilo alla Ginny, rispondo ad una delle vostre domande astrologiche. Per farmi una domanda astrologica, mi raccomando, scrivetemi in DM sul mio account Instagram. Una parola buona per tutti. Ariete. Diciamoci la verità, caro Ariete, che forse per colpa di Saturno nella tua dodicesima casa, però in quest'ultimo periodo sei stato un po' più pacato del solito. Nonostante Mercurio nel tuo segno zodiacale, quando ti veniva in mente qualcosa ci pensavi e ripensavi più volte e addirittura chiedevi parere agli esperti, non si era mai visto proprio. Per fortuna, o forse no, con Marte nel tuo segno zodiacale ritorni ad essere impulsivo, incosciente, passionale e molto, ma molto divertente, come di tua natura. L'amore, ovviamente, torna ad essere anche l'imperatore indiscusso della sveltina, ad ogni ora e in ogni luogo, anche ripetuta diverse volte nell'arco delle 24 ore. Marte è anche questo. La pietra che ti aiuta è il diasporo rosso, cioè una pietra passionale, ovviamente. Sembra un ossimoro, ma non lo è, pietra passionale. È rossa, la amavano tantissimo anche i nativi americani ed è indicata come pietra guerriera. Serve per sostenere e indirizzare le tue energie ritrovate e serve anche per dare una bella rimescolata alle tue pulsioni. Cose da fare subito: comprare i conetti di incenso che con le pietre ci vanno a braccetto. Toro. Ti piaci anche con le calzine e quelle copridita che si mettono d'estate nelle sneakers? E per forza, Torone, perché sei il segno fico della settimana. Non so, caro Toro, se ti sia mai capitato di cimentarti con lo skateboard. A me sì, purtroppo. E funziona così. Dopo la prima oretta di lezione hai l'impressione di avere la situazione in pugno, ma talmente tanto in pugno che sei pronto a sfrecciare giù per le scalinate come si vede fare nei video di YouTube, ma proprio quelli sponsorizzati dalla Red Bull. Ecco, tu farai più o meno la stessa cosa questa settimana, ma con l'amore, con le relazioni di qualsiasi genere, insomma. Senti di poter fare acrobazie senza nemmeno le protezioni alle ginocchia e ti tufferai un po' incosciente e un po' temerario nella pista. L'amore, la tua dolce metà di sicuro non si annoierà di te, che in questi giorni sei pronto a fare delle dichiarazioni infuocate, ma soprattutto inaspettate, folli e senza alcun preavviso. La pietra che ti aiuta è la pietra del sole, che come immaginerai ha più o meno i colori del sole, un po' più arancio. Comunque, dona allegria e vitalità, oltre ad un sacco di energie. Lavora sui primi due chakra, quindi le energie si fanno anche piccanti. Era così amata e così poco reperibile che ne è stata creata una copia, un fake, da un veneziano. Ma è stato così bravo il veneziano a crearla che la copia è diventata addirittura più famosa e ambita dell'originale. Cosa da fare subito? Prendere una campana tibetana e fare gli esperimenti con l'acqua che diventa frizzante. Mi gaso sempre quando succede. Se tu prendi una campana tibetana, ci metti dentro l'acqua e poi inizi a girare quel bacchettino che ti danno insieme, veloce, 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 l'acqua... Fuori, certo. Certo, nel lato esterno, l'acqua inizia a diventare frizzantina. Sì. Gemelli.
Si smuovono le cose tra i pianeti, ma tu ti senti particolarmente ignorato. E la cosa, a dire la verità, non ti dispiace nemmeno poi tanto, perché si sa che sei un tipo sveglio, curioso, soprattutto particolarmente indipendente e difficilmente cedi alla noia. Quindi questa settimana sarà perfetta per fare il romanticone, proprio come piace a te, e principalmente a scopo di flirting oppure di consolidamento di una qualche relazione. Saturno, che sta sempre contro ovviamente, ti vuole decisamente più saggio e tu rispondi selezionando saggiamente le tecniche da utilizzare per renderti irresistibile. L'amore, ti riconfermo anche per questa settimana l'indiscusso re dell'acchiappo, anche in condizioni di partenza non ideali. La pietra che ti aiuta è la tormalina rosa, che è legata al chakra del cuore, e mi pare che tu ne abbia un gran bisogno. Anzi, a dirla tutta, pare che se ti piazzi qualche pezzo di questa pietra addosso, tutti cadranno ai tuoi piedi, alla faccia di Saturno contro. È anche una pietra che ci aiuta a percepire degli aspetti della vita che di solito ignoriamo superficialmente. Cose da fare subito: farsi regalare un bel gong per dare inizio ad ogni nuova giornata. Cancro. Ma che animale è? Sei docile come il cuscino a forma di foca, che addirittura ci gode ad essere calpestato col sedere. Per fortuna tu riesci a bilanciare la sensazione di nullità che ti porta Marte a sfavore con una fantastica capacità di fare lo sguardo da gatto di Instagram anche a comando. Il risultato di tutto ciò sarà che anche quando avrai le palle girate, che potrebbe capitare spesso, ti basteranno due moine e un buono Amazon da spendere in oggetti futili per ritrovare subito il buon umore. L'amore, ne hai assolutamente bisogno, e addirittura ti piacerà qualche tira e molla litigarello, soprattutto nella parte in cui si fa di nuovo pace, maialone. La pietra che ti aiuta è l'occhio di tigre, che è fatto in modo che sembra proprio un occhio di osservare una pupilla di tigre o gattone. Viene dal Sudafrica e ovviamente ha anche un grande potere sugli occhi. Come tutto quello che sembra un occhio, ha un potere di protezione contro i malefici, tipo l'occhio turco per capirci. E in questo caso c'è anche l'aggiunta di benefici economici che pare siano attirati con gran successo. Cose da fare subito: scaricare le meditazioni per la gratitudine dei 21 giorni di Deepak Chopra. Leone. Che si prenda da te soltanto il meglio questa settimana, ovvero tutto quello che di fisico puoi darci, dalle consulenze di stile e di arredo fino a del sesso acrobatico, per il quale sarebbe consigliabile avere il certificato medico, con tanto di elettrocardiogramma sotto sforzo. Per tutto questo non ti tirerai assolutamente indietro. Marte a favore ti rende non solo assolutamente sicuro delle tue performance, ma anche effettivamente molto molto prestante. Nessuno avrà proprio nulla di cui lamentarsi. Per tutto quello che invece ha a che fare con le emozioni, citofonare ad un altro portone. L'amore, come direbbero gli inglesi, l'amore questa settimana non è proprio la tua tazza di tè. La pietra che ti aiuta è il rubino. Sì, beh, cioè il leone è un regale, Ha a che fare con l'amore in tutte le sue forme. Più è rosso, più è passione, mentre il rubino, quando diventa un po' più rosa, addolcisce chi lo indossa. Dona pazienza, insomma. Comunque, il rubino è anche una pietra ottima per stimolare le fantasie, e non solo quelle erotiche, e la creatività. È il simbolo dell'unione tra amore carnale e amore spirituale. Cose da fare subito: iscriversi alla newsletter, che non solo è astrologica, di Rob Brezny. Vergine. Ti prendi cura di te stessa come del balcone di casa, anche se fosse soltanto un metro per due e al primo piano. Non ti serve certo un attico a cui dedicare tutto il tuo amore, perché finalmente, sarà merito di Saturno oppure di tutti i pianeti che ti hanno rotto le scatole ultimamente, ma ti è ben chiaro quanto vali, anche se sulla carta fossi soltanto un monolocale vista parcheggio. Hai capito quanto sia importante che tu per prima ami te stessa, così che possano amarti anche gli altri. L'amore, ti è chiarissimo che cosa non vuoi e spero anche quello che vuoi. Quindi sarai intransigente, ma con dolcezza, e determinatissima a mettere ordine nella tua relazione. La pietra che ti aiuta è il quarzo rosa, che non dovrebbe mai mancare nel nostro beauty case e anche nel nostro bagno vicino allo specchio. Come tutti i quarzi, possiede la facoltà di proteggere dalle radiazioni, in particolar modo dal radio. Il quarzo rosa è associato a tutto ciò che è legato al cuore, a livello fisico ma anche emozionale, dai disturbi cardiaci al sistema circolatorio, alla pressione alta fino all'amore, che si sa ci fa bene alla salute. Cose da fare subito: andare a riascoltare i vecchi Orosco Podcast edizioni speciali. Eh certo, magari quelle dell'argomento che ti interessa di più. Bilancia. Bilancia di alta precisione.
La bella notizia, cara bilancia, è che quantomeno prima della fine della settimana potrai contare di nuovo sulle tue abilità intellettuali, che temporaneamente sono state messe in cantina cosparse di naftalina. Non ti illudere però, perché la ritrovata lingua lunga ti darà soltanto una tecnica più affinata per sfanculare, brontolare, polemizzare, criticare qualsiasi cosa a partire dal ciuffo ingellato del salumiere. Non hai alcuna intenzione di lasciare impunito nemmeno un errore di ortografia sbadato in un messaggio WhatsApp. Non vedi l'ora di riempire la tua e pure la nostra vita di puntini sulle i. Come ti piacciono i puntini sulle i? L'amore, il contatto fisico ti infastidisce come se fossi circondata soltanto da persone particolarmente sudate. Fosse per te, ti chiuderesti in un sacchettino di plastica della Domopack. La pietra che ti aiuta è il calcedonio azzurro, che serve prima di tutto a rendere la tua lingua biforcuta un po' meno sferzante. In generale ha una funzione calmante e toglie i disturbi della metereopatia, cioè saremo un po' meno tristi se piove. Pare anche che rallenti l'arteriosclerosi, ma tu sei giovane. Ad ultimo, dato che stiamo andando verso l'estate, se il calcedonio lo tenete vicino al letto, abbassa anche la temperatura del corpo, praticamente un'aria condizionata quasi gratis. Ma cosa stai dicendo? Giuro? Ma stai zitto. Prova e poi mi dirai. Cose da fare subito: scrivere bigliettini motivazionali per mettere alla prova le pietre. Scorpione. L'amore ti schifa proprio, scorpioncino, perché sei il segno schifo della settimana. Venere in opposizione la potevi ancora sopportare, ma quando ci si mette pure Mercurio, proprio pensi di non farcela. Ti senti svuotato come il tubetto di dentifricio e nemmeno pigiandoti in tutte le direzioni riuscirai a tirare fuori qualcosa di intelligente o quantomeno di simpatico. Il nulla cosmico proprio. Chiunque abbia a che fare con te avrà l'impressione di parlare con il robot che risponde quando chiami il call center telefonico e che non capisce mai di che cosa hai davvero bisogno. Ecco, anche con te il dialogo sarà assolutamente inutile. L'amore si spera che sia particolarmente affamato di sesso, perché è l'unica cosa sulla quale puoi puntare per mantenere in piedi la tua relazione. La pietra che ti aiuta è la cianite con rubino. È bellissima, bellissima, perché è tutta blu e ha un sacco di inserti violacei. Serve per riprenderti i tuoi spazi di comunicazione, anche con un certo savoir-faire e fascino. Praticamente sarà impossibile dirti di no, quindi corri a prenderla. Cose da fare subito: procurarti il sale grosso per purificare le pietre. Sagittario. Caro Sagittario, mi sono tenuta per me questa piccola informazione astrologica fino ad ora, ma è giunto il momento quantomeno di preallertarti. Infatti tra un paio di settimane Giove, che è il pianeta della felicità e del benessere, si sposterà in un luogo dal quale ti romperà parecchio le scatole. Questo per dirti che fossi in te cancellerei tutti gli impegni e mi darei alla pazza gioia, praticamente come se fossi Santa Chiara prima di chiudersi in convento. Tra l'altro c'è anche Marte a tuo favore, che è il miglior consigliere di piaceri, vizi e stravizi che potessi trovare. L'amore è tutto passione incontenibile e talmente bollente da renderti il peggior incubo dei gelosoni. La pietra che ti aiuta è il quarzo ialino, che è quello trasparente. Praticamente ha un effetto dopante che lavora su tutti i chakra, ma più di tutti sugli ultimi, il sesto e soprattutto il settimo, quello della corona, che sono quelli che ti spingono verso l'alto. Serve per ricordarti che sei qua, nella terra, per compiere un viaggio con coraggio ed evolvere. Ti rimette in contatto con l'universo e le sue indicazioni stradali. Cose da fare subito: creare un piccolo altarino casalingo con anche la cannella, mi raccomando, che porta soldi. Capricorno. Difendi il tuo territorio come se fossi un capobranco con una discreta ciurma al seguito. Tutta la dolcezza e la tenerezza che ti portano Venere e Giove a favore la dovrai compensare con Marte, che invece ti rende così aggressivo e polemico da girare a braccetto col tuo avvocato. Per trovare un bilanciamento a tutto ciò, decidi di fare una delle cose che ti viene meglio, ovvero prenderti cura, proprio fisicamente parlando, delle persone a cui tieni. Non certo con un fare da croce rossina o da mamma chioccia, ma piuttosto come se fossi il buttafuori di Madonna.
Anna. L'amore lo esprimi a modo tuo, ma lo esprimi e come, e nessuno oserà nemmeno per sbaglio entrare nel tuo territorio di caccia. La pietra che ti aiuta è la rodonite, che è la pietra del pronto soccorso. Dato che se la indossi, dopo un momento di sbandamento, ti aiuta a ritornare in pista. È anche una pietra perfetta per stimolare la memoria e abbassare lo stress. Insomma, Capricorno, è proprio la tua. Ultimo, la rodonite ti ricorda che devi prenderti cura di te. Cose da fare subito: prendere un brucia incenso a forma di dragone, che così poi sputa fumo dalle narici. Trash ma carino. Acquario. Ti senti fatto di cemento armato questa settimana, anzi sei proprio come uno di quei panettoni che vengono piantati in mezzo ad un marciapiede per essere sicuri che nessun mezzo con più di due ruote passi di lì. Sarà davvero impossibile, anche a suon di bacini, convincerti a fare qualsiasi cosa o anche soltanto a spostare di una mezz'oretta un tuo impegno, perché tu sei assolutamente irremovibile, determinato al limite della tirannia. Tirannia buona però, si intende. L'amore sarà bene che non cerchi da te le coccole, ma piuttosto delle solide conferme, perché a promettere sono capaci tutti. La pietra che ti aiuta è l'opale, che è una pietra ricca di acqua, quindi potrà smuovere un pochino le tue emozioni. Poi, dato che tu hai dei gusti sempre in cambiamento, sappi che di opale ce n'è di un sacco di colori, quindi puoi scegliere. L'opale in astrologia si lega a Mercurio, il pianeta Mercurio, quindi alla comunicazione e alla creatività, che per te non è mai abbastanza. Cose da fare subito: tenere un libro di preghiere di qualsiasi religione vicino al letto. Pesci. Sembra filare tutto così liscio che quasi quasi per precauzione ti dai una ravanata ai maroni e fai un doppio check per assicurarti che tutto sia come sembra. Sarai assolutamente in bilico tra il desiderio di abbandonarti felice e spensierato al meritato appagamento e l'ansia dell'incognito, che pensi potrebbe impossessarsi di tutto questo benessere. In fondo resti sempre un segno zodiacale d'acqua che anche nei momenti di pace cerca la nuvoletta minacciosa. L'amore, hai talmente tanta fantasia romantica che ti proponi anche come ghostwriter di messaggi d'amore, WhatsApp compresi, tutto gratis. La pietra che ti aiuta è la celestina, meglio se in forma di drusa, cioè la drusa sono quelle pietre non che indossi ma che tieni sulla scrivania, insomma, da tenere sul comodino appunto. Ti farà sentire rilassato e fiducioso, come se ti facessero le coccole mille angioletti, che si dice che la amino tanto la celestina. La leggenda addirittura narra che questa pietra arrivi direttamente dalle Pleiadi e per questo ci mette in contatto con l'universo. Cose da fare subito: mettere due goccine di olio essenziale di salvia sul terzo occhio prima di andare a dormire, che rilassa. Allora, la Pina, la mia amica Pina, che non è la Pina della radio, è un'altra, mi scrive: buongiorno Gini, la domanda è questa: ma perché il segno più sensuale e focoso è considerato lo Scorpione? Tra l'altro tutto vero, che è comunque un segno d'acqua. Allora, ogni segno zodiacale ha delle caratteristiche che gli vengono date dai pianeti che si dice lo compongano, lo governino, che possono essere uno o più di uno. I pianeti principali dello Scorpione sono due, Plutone e Marte. Entrambi questi pianeti hanno proprio a che fare, da un lato, con la parte erotica, Marte soprattutto, dall'altro con la parte profonda, misteriosa, anche quella un po' più turbolenta, anche quella perversa. Ecco, e là questo è Plutone. Quindi lo Scorpione è il perfetto mix di Eros e anche perversione, per cui è il segno migliore che possiate trovare sotto le coperte. Per oggi abbiamo finito. Vi aspetto domenica prossima con una nuova puntata dell'Oroscopo Podcast della settimana. L'Oroscopo Podcast è scritto da me, Gini Chiara Viola, Gini per gli amici. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. C'è una tecnologia che può liberarti dal gas facendoti risparmiare. È la tecnologia Waterblaze delle pompe di calore ad alta temperatura Theon. Riscaldi, risparmi, senza sostituire i radiatori. Efficienza, temperature e affidabilità mai così alte. Theon. Energia dalla terra.